Dall'84esima edizione di The Micam, la più grande fiera della calzatura in programma a Milano Ro, arrivano segnali positivi e c'è un cauto ottimismo tra gli operatori che hanno visto il ritorno dei buyers dalla Russia e più in generale degli stranieri, grazie anche alla felice intuizione della presidente Anna Rita Pilotti, numero uno di Asso Calzaturifici, che ha cambiato le date, sovrapponendole con l'inizio della settimana della moda milanese, facendo di fatto diventare Milano la capitale del fashion e del total look. ...1441 le imprese presenti, 797 italiane. Al Micam le nuove collezioni hanno mostrato creatività, passione, un'esperienza ben consolidata ed una buona dose di entusiasmo. Le aziende, che qui incontrano buyer di tutto il mondo, ritengono giustamente questa un'occasione imperdibile per lanciare i loro nuovi prodotti. Una mostra viva e vitale che rappresenta la più alta espressione della creatività e della qualità di un comparto di punta del Made in Italy che occupa oltre 77.000 addetti diretti in quasi 5.000 aziende. Per il distretto Fermano-Maceratese è presente con circa 300 imprese, data per certa la qualità e le capacità acquisite, la sfida è quella di ottenere ancora di più in termini di riconoscibilità. La promozione e la difesa dell'eccellenza del manifatturiero italiano è quindi la vera sfida in atto. Identità culturale, alta gamma, design raffinato e qualità dei materiali rappresentano il tratto distintivo dello stile delle calzature italiane. La moda non è solo business, ma significa anche cultura e tradizione. Non è un caso che sia stato questo il filo conduttore delle iniziative messe in atto dalla Camera di Commercio di Fermo all'interno dell'area hospitality dell'azienda speciale Fermo Promuove, che accanto all'accoglienza e alla promozione dell'eccellenza del territorio ha proposto una serie di riflessioni e appuntamenti di grande interesse. Presidente, voi avete voluto fortemente dei momenti di confronto molto concreti, no? Chiamando i protagonisti che insieme alla Camera di Commercio possono mettere in campo delle proposte, dei progetti, e c'è una sinergia importante. Assolutamente sì. Vorrei ricordare un rapporto che è iniziato ormai 8-10 anni fa dall'insediamento della Camera di Commercio, il rapporto con la scuola, con il mondo della scuola. Lo dicevo ieri e mi piace ogni volta riaffermarlo, questa collaborazione con gli istituti professionali che ha fatto sì che i ragazzi che si avvicinavano al diploma avessero una formazione scolastica importante, ma anche una formazione su quelle che erano una presenza in fabbrica, nelle fabbriche di scarpe, per vedere veramente di coniugare insieme la formazione scolastica anche la formazione pratica, per il recupero di quelle che erano le professioni di una volta. E quindi, mentre prima si diceva forse era degradante che un ragazzo che fosse diplomato diventasse un bravo montatore, un tagliatore, un modellista, un design eccetera, oggi diventa veramente questa invece un'occasione importante di lavoro. E quindi ecco, i ragazzi sempre più stanno scoprendo questo. Noi abbiamo fatto progetti in collaborazione con la scuola in questo senso, che hanno dato dei risultati concreti, che hanno portato ad un'occupazione di questi ragazzi che è intorno all'80%, quindi sono stati impiegati nelle fabbriche, una cosa grossissima, e poi il rapporto con il mondo dell'università. Abbiamo avuto l'Università di Ancona, di Camerino, la Politecnica delle Marche, con la quale condividiamo adesso questo progetto sul Made in. Ieri il professor Gregori lo ha illustrato con le linee generali, abbiamo trovato le risorse per sostenerlo, lo stiamo sottoponendo all'attenzione delle istituzioni e all'attenzione della politica. Crediamo che la politica, al di là delle chiacchiere, debba fare la sua parte, e i nostri parlamentari soprattutto devono dire da che parte stanno, se crederci fino in fondo, e poi lo dobbiamo sottoporre a livello europeo. Ecco, per questo voglio ringraziare Convindustria Fermo,
Assocalzaturifici, ma anche e soprattutto le associazioni artigiane che hanno fatto proprio questo progetto, che lo hanno condiviso, lo hanno difeso, si sono inserite nell'attuazione di questo progetto, e noi crediamo che questo sia veramente il momento di concretizzare una proposta, perché noi crediamo che la tracciabilità del prodotto, dove questo prodotto viene fabbricato, e non i falsi made in, che ce ne sono sicuramente tanti, cioè dove il lavoro viene svolto fuori all'80%, poi si applica la soletta e si scatola in Italia e questo diventa made in. Non è assolutamente così. Quindi crediamo in tutt'altra cosa, ma anche e soprattutto per un concetto. Lo voglio riaffermare, 2 anni fa Ciccola lo diceva, il presidente della sezione calzaturiera di Confindustria, diceva in maniera molto chiara che sono proprio i buyer, anche quelli cinesi, che vogliono garantirsi che il prodotto venga fatto interamente in Italia, visitando le fabbriche e le fasi di lavorazione. Dice, beh, se ce lo chiedono loro, noi non dobbiamo garantirci noi per questo? E quindi, ecco, siamo, credo, sulla strada buona in questo senso. Per i docenti presenti, perché è una formazione, come diceva anche la... Posso assicurare, come sa anche lei, che è molto determinato. È indispensabile che il consumatore percepisca che c'è una storia dietro ai prodotti che acquista, ha dichiarato Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, nella fugace visita allo stand in compagnia del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, anche lui intervenuto sul Made in Italy. La presenza delle istituzioni ieri con il presidente del Consiglio, oggi con Matteo Salvini, le istituzioni che sono vicine a noi, è importante questo segnale, devono essere vicino al nostro manifatturiero, che è l'eccellenza, è il nostro appeal nel mondo, è un marchio riconosciuto come il Made in Italy, che dobbiamo esportare in tutto il mondo. È un bene del nostro, fa parte del nostro patrimonio, e come diceva Salvini, va preservato e va custodito e va valorizzato a livello mondiale. Ho lavorato molto affinché la politica insomma, si rendesse conto che esistiamo. Innanzitutto li ringrazio perché hanno resistito nonostante lo Stato, nonostante le tasse, nonostante i provvedimenti sbagliati come le sanzioni contro la Russia. Mi sono impegnato a trasformare in fatti quello che il governo non ha mantenuto, quindi meno tasse, meno burocrazia, mercati più aperti, tutela del Made in Italy, quindi non il falso, il tarocco, l'importato, il contraffatto, tutela del Made in, meno tasse, via le sanzioni contro la Russia, e penso che l'anno prossimo potranno fare ancora di più. Però ci tengo a ringraziarli perché rappresentano il meglio dell'Italia. Le Marche vengono prima del Veneto e prima della Toscana, sia per forza lavoro che per produzione, quindi sicuramente si sarebbe dovuto fare di più, però non voglio fare promesse, le fanno tutti le promesse. Mi sono impegnato con gente che incontro da 3, 4, 5 anni a tornare l'anno prossimo con risultati concreti ottenuti. Faccio una foto con il mio grande... Una questione bipartisan, potremmo dire, con i dovuti distinguo ovviamente, affrontata nella giornata di apertura anche dal Presidente del Consiglio Gentiloni e ripresa dai 5 Stelle. Il Made in è importante per l'Italia perché è il marchio, diciamo, che è più conosciuto al pari della Coca-Cola e della Visa, e per farci riconoscere nel mondo bisogna salvaguardare il saper fare. Chiaramente l'Unione Europea, diciamo, i governi dell'Unione Europea, non gli piace il Made in obbligatorio perché sappiamo che non sono produttori ma sono commercianti, e quindi abbiamo pensato di proporre un piano B. Chiaramente sarebbe bellissimo avere il Made in obbligatorio, ma c'è anche un piano B che abbiamo proposto a tutti gli imprenditori, hanno accolto con favore quest'idea, ovvero istituire un'unione rafforzata, perché non tutti i paesi europei sono contro il Made in, allora ci uniamo con quelli che ci stanno. Il Trattato di Lisbona all'articolo 20 lo prevede, e quindi fare un accordo tra paesi produttori potrebbe dare una difesa e un là a un discorso più in generale. Questo lo porteremo avanti, il Ministro Calenda è già avvisato per iscritto e verbalmente della nostra volontà, speriamo che quanto prima il Governo si attivi. Klaus Davi, qui è la più grande fiera del settore, sì. C'è tanta moda, tanto stile fashion, ma c'è anche tanta economia reale, no? C'è il meglio dell'Italia, perché le banche hanno fatto la fine, cioè le manteniamo noi, le salviamo noi. La grande industria ha fatto la fine che ha fatto, ci ha voltato le spalle, questa è la vera Italia, piccola media impresa,
imprenditori molto concreti sul territorio che però non vanno lasciati soli, cioè vanno aiutati, perché comunque noi siamo piccoli, siamo solo l'Italia, i concorrenti non hanno la nostra qualità ma spesso truccano e copiano i nostri prodotti, quindi è una realtà bella e sono contento che ci sia un po' di luce in fondo al tunnel. Bisogna rimanere, no? Dicono gli imprenditori, con i piedi per terra, però si intravede una luce, quindi teniamo botta. Dalla politica alle istituzioni, passando ovviamente per gli imprenditori, specie se occupano ruoli significativi, come nel caso di Enrico Ciccola, presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico. Dobbiamo pensare un po' al futuro, e il futuro, se non troviamo qualche strada più, diciamo, condivisa per il prodotto nostro, le aziende nostre, ci sono delle grandi difficoltà. Non si parla più di progetto made in, lei per esempio ha chiesto velocità, no? Di arrivare a qualcosa di concreto, perché gli imprenditori hanno bisogno di una certezza. Esattamente, stiamo praticamente parlando di una cosa che abbiamo annunciato da tanto tempo, gli stati generali della calzatura. Ma che significa parlare delle varie problematiche della formazione, del credito, l'internazionalizzazione, tutto quello che è la politica industriale futura del nostro calzaturiero, da portare avanti al nostro governo e insieme a altri settori. Però questa politica noi la possiamo determinare solo se velocemente riusciamo a ottenere, ritorno sempre lì, quella obbligatorietà del marchio d'origine, che non è il 100% made in Italy, ci tengo a precisarlo, sono quei regolamenti doganali esistenti che dicono quando noi produciamo una calzatura, in questo caso tra due stati, per apporre il marchio d'origine vale l'ultima trasformazione prevalente. E questo è un qualche cosa di importante, in cui se non c'è una legge europea noi sviliamo questo valore e non riusciamo a fare una politica di investimento per il futuro. Un incontro molto concreto, quello voluto dall'ente camerale in questi giorni, e che ha visto il prorettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, intervenire con la presentazione di un progetto molto interessante. Il punto è provare a effettivamente far tutelare questo brand, che è così noto nel mondo, del quale tanto ci riempiamo la bocca, ma noi lo celebriamo, ma dal punto di vista poi della tutela non lo tuteliamo. No? Una sorta di asset collettivo nel quale tutti vanno, lo utilizzano, non ci fanno grandi investimenti, ma lo utilizzano sia le imprese corrette, ma anche le imprese che poi vanno invece a svalorizzare, a dissipare questo marchio. E quindi bisogna assicurare chiarezza nei confronti del consumatore, tutelare le piccole imprese nei vari territori, e innanzitutto il made in obbligatorio è un punto di partenza, cioè io non posso immettere sul mercato, almeno comunitario, perché già negli Stati Uniti e in Giappone questo è richiesto, un prodotto che non so dove è stato realizzato. Nell'agroalimentare, per questioni di correttezza, di trasparenza, di sicurezza nei confronti si è attivato quantomeno un processo, nel sistema moda direi di no. E questo è un punto fondamentale, ma se facciamo questo tuteliamo anche la piccola impresa che produce, quindi tuteliamo anche l'occupazione, no? Facciamo un esempio di una grande griff mondiale. Se deve scrivere che nel suo prodotto è made in Cambogia, preferirà, penso, scrivere che è made in Italy, che è made in Cambogia. Quindi da questo punto di vista l'idea fondamentale è che il made in possa tutelare i territori, perché a questo punto allargo proprio il concetto dall'impresa all'occupazione ai territori, perché se il territorio poi non c'ha economia, e i nostri sono territori di piccole imprese, si depaupera, perde demograficamente popolazione e quindi si traccia una traiettoria purtroppo involutiva. Allora, da questo punto di vista, partire in un processo, perché poi questo è un primo tema, c'è un altro tema che è collegato a cercare di far ripartire alcune attività produttive, si parla di defiscalizzazione di alcune attività, no?
o fasi di lavorazione. Questo è un altro tema importante. Oppure fare delle differenze tra attività caratterizzate da un elevato contenuto di manodopera rispetto ad altre. Non è uguale, no? La stessa fiscalità ha logiche diverse. Nel momento in cui io tassi il lavoro, se in un'attività lavorativa ho una prevalenza di attività di manodopera rispetto a un'altra che invece è molto più meccanizzata o utilizza macchinari. Insomma, le considerazioni, come capite, sono tante. C'è un altro esempio che ci fa molto riflettere, che è Chai Italy, cioè le produzioni fatte da cinesi in Italia. Quelle sono made in Italy oppure no? Come le dobbiamo considerare? Quindi il tema della localizzazione geografica è un tema, probabilmente ce ne sono anche altri. Questo solo per ragionare insieme a voi sulla complessità, però sicuramente il made in come primo elemento dà aiuto alle imprese. Le Marche al The Micam di Milano hanno promosso anche la scuola e il territorio per vincere la sfida internazionale, o meglio la partecipazione del mondo della scuola e del settore imprenditoriale. Preside, questa vostra presenza degli istituti scolastici superiori del territorio al MICAM, che cosa sta a significare e soprattutto quale elemento evidenzia in questo rapporto, in questa sinergia già instaurata da tempo? Guardi, io le dico già che cosa ha significato per noi. Questo è il settimo anno che viviamo questa esperienza, che per noi è chiaramente un'esperienza di confronto e di incontro, ma soprattutto l'occasione per far conoscere chiaramente qual è il nostro progetto scolastico e comprendere dalle aziende quali sono le necessità perché il percorso formativo sia un percorso formativo autentico e connotato di apprendimento significativo. Come altre volte forse mi è capitato di dire, la mia preoccupazione più grande non è la dispersione scolastica quanto quella formativa. Avere degli studenti di 5 anni in istituto e magari prendere atto che il percorso formativo non è esattamente in linea con quello che le aziende chiedono, chiaramente è una cosa che ci preoccupa molto. Il dialogo tra le aziende, l'aver costituito un comitato tecnico scientifico, aver compreso quali erano i bisogni e aver rimesso in moto una progettualità nuova sicuramente è stato per noi estremamente vantaggioso. Il nostro progetto è stato compreso dalle famiglie e vediamo aumentare gli iscritti, ma soprattutto vediamo che gli studenti al termine del percorso formativo riescono, grazie all'esperienza di alternanza scuola-lavoro, che è il cardine della nostra progettualità, riescono a trovare magari nell'azienda dove hanno agito l'esperienza di alternanza la possibilità di inserirsi nel lavoro. È evidente che chi sceglie un percorso professionale ha la vocazione di interfacciarsi immediatamente col mondo del lavoro. Molti poi magari fanno anche percorsi universitari, ma i più si trattengono nel mondo del lavoro, e i nostri due distretti sono davvero un'occasione importantissima per loro di farsi conoscere e forse di farsi anche riconoscere capaci di poter rimanere in quell'ambiente. Con lei anche la preside del Montani Margherita Bonanni, accompagnata dal professor Massimo Marziali, gli insegnanti dell'ITET Carducci Galilei di Fermo, Massimo Spadi e Carla Piermarocchi. Sono 8 edizioni che Regione, Camera di Commercio di Fermo, Azienda Speciale di Fermo e Confindustria collaborano per valorizzare il Made in Marche in questa prestigiosa vetrina rappresentata dal The Micam. Qui abbiamo l'ostinazione di Enrico Ciccola, presidente Assocalzaturifici, che ha saputo mettere insieme tutte le associazioni di categoria a cui noi abbiamo dato evidentemente il nostro contributo e la nostra disponibilità per fare un studio, un ragionamento sulle motivazioni per cui è di fondamentale importanza il Made in Italy, e non c'è bisogno di spiegarlo, ma detto in quattro parole significa il marchio, il brand di tutte quelle piccole imprese che non hanno un marchio proprio o ce l'hanno ma non è così altisonante,
però c'è bisogno che questo marchio abbia una sua riconoscibilità e c'è bisogno invece di chi è dissipatore di questo marchio che venga evidenziato in maniera altrettanto. Per fare ciò abbiamo stretto una collaborazione con la Politecnica delle Marche e anche con la Lewis, in modo che si trovi tutte quelle argomentazioni da proporre al mondo politico affinché finalmente a livello europeo ci sia un grande impegno affinché questo marchio venga approvato e questa legge possa passare, in modo appunto che il consumatore oltretutto venga tutelato sapendo cosa va a comprare.